Simmers e non, bentornati nel mio canale, io sono Valuccia Sims e siamo di nuovo qui con una nuovissima sfida. Come vi avevo detto, ero diciamo un po' così vogliosa di sperimentare delle nuove sfide, anche per riempire un po' il canale, per non farvi vedere sempre le stesse cose, quindi siamo qui con una 100 Baby Challenge. Già, il titolo dice già tutto. Ovvero, dobbiamo fare 100 figli nel minor numero di generazioni possibili. Ma mettiamo un secondo in pausa il gioco e andiamo a presentare la nostra protagonista. Poverina, la nostra cavia. Allora, iniziamo. Lei è Charlotte Turner. Come aspirazione ha super genitrice. E ti credo, dunque... Super genitrice, il sim vuole essere il miglior genitore di sempre. Non penso riuscirai ad essere il miglior genitore di sempre per il semplice fatto che dovendo sfornare 800.000 figli la vedo veramente improbabile. Però qualora tu riuscissi per puro miracolo a realizzare la tua aspirazione, il tratto premio è, oddio scusate, modello di vita. I modelli di vita consentono di guadagnare valori caratteriali extra nelle vicinanze di bebè, bambini e adolescenti. Non ho mai... realizzato questa aspirazione, in realtà ne ho realizzate molto poche, quasi nessuna, quindi sono anche curiosa di vedere se riuscirò magari a realizzare la sua aspirazione. Dunque, non ha un lavoro e non dovrà averlo, poi entriamo nel vivo delle regole, nessuna abilità, nessuna relazione, il suo inventario è vuoto. Ora passiamo alla parte più interessante, ovvero i tratti della nostra sim. Ovviamente è un amante della famiglia. Questi sim diventano felici vicino ai membri della famiglia, diventano tristi se non interagiscono con la famiglia per un certo tempo e possono vantarsi della famiglia. È una persona creativa, questi sim tendono a essere ispirati, possono condividere idee creative con altri sim e turbarsi se non sono creativi per un certo periodo e anche ordinata. Questi sim diventano felici e si divertono quando eseguono lavoretti per unità familiare. Possono avere una smania di pulizia e sentirsi molto a disagio negli ambienti sporchi. Penso che sarai a disagio praticamente per tutta la tua vita, perché non oso immaginare come sarà la casa una volta che sarà piena di figli. Comunque, sim di casa, collegato al fatto che abbiamo scelto un'aspirazione legata alla famiglia, i sim di casa vedranno crescere più velocemente le proprie relazioni familiari, almeno questo. Dunque, Charlotte, come potete vedere, è una giovane adulta e diventerà adulta fra 24 giorni. Andiamo ad elencare, anzi ve la faccio vedere prima bene. A me piace, ve la trovo semplice ma particolare allo stesso tempo. Non lo so, mi piace, l'ho fatta io, non sono sta gran cosa a creare sim, però devo dire che lei è molto carina. Allora, vado ad illustrarvi, come dicevo, le infinite regole di questa sfida. Allora, come ho detto all'inizio, e ovviamente come avete dedotto dal nome, la 100 Baby Challenge è allo scopo di fare 100 figli nel minor numero di generazioni possibili, quindi vuol dire che non saremo limitati soltanto comunque a Charlotte, ma potremo affidare questo compito alle generazioni successive. I figli devono avere padri diversi, nel senso che deve esserci una gravidanza per padre. Allora, facciamo un esempio molto pratico. Se Charlotte avrà un figlio con Jay Huntington III, che ormai è la mia cavia in parecchie sfide, potrà avere una sola gravidanza con Jay. Quindi avrà una gravidanza con Jay, una gravidanza ad esempio con Maurizio Alberghini, una gravidanza con Malcolm Landgrab, una gravidanza per ogni padre, ok? Quindi una gravidanza con un uomo diverso, ogni gravidanza con un uomo diverso, però ovviamente se avrà dei gemelli o se avrà una gravidanza, un parto trigemino, ovviamente quello conterà come una sola gravidanza, anche se i figli saranno due o tre. Quindi questa è una cosa importante. Poi, la madre in realtà non può lavorare, cioè, allora, spieghiamo bene questa cosa, non è che la madre non può lavorare, perché la madre in realtà... può sì avere un lavoro, ma non un lavoro comune, nel senso, può solo lavorare da casa, quindi scegliendo tra lavori quali per esempio politico, critico e social media. Gli ultimi lavori inseriti mi pare con vivere in città, una cosa del genere, mi sembra sì. Comunque quei lavori appunto in cui si può lavorare da casa
e si possono appunto eseguire le azioni e i compiti relativi a ciò che ci viene richiesto, insomma, in quella giornata. Ma non può, per esempio, non lo so, fare il medico o fare il detective, non può avere un lavoro vero e proprio. Può avere sì questo lavoretto, però è un po' una sorta, diciamo, di lavoro part-time, chiamiamolo così. Però in più, come fa ovviamente a incrementare le sue finanze? Può dedicarsi ad attività che le permettano di fare soldi, come ad esempio scrivere libri, la falegnameria, la pittura, la pesca, il famoso giardinaggio, insomma, tutte quelle abilità scusate, quelle attività che sono anche degli hobby, se così vogliamo dire, che le permettono appunto di racimolare dei soldi, perché ne avrà sinceramente bisogno. Una cosa importante, non si anticipano i compleanni dei bambini, però andiamo a specificare. Dunque, scusate, partiamo dai bebè. Allora, appena nati è l'unica fase della vita in cui si può decidere di far crescere il bambino, quindi quando il bambino è appena nato. Io sinceramente vorrei partire con dei buoni propositi e quindi farli crescere da soli, però mi rendo conto che quando magari si hanno 5 bebè che piangono contemporaneamente, la crisi isterica è alle porte e quindi magari uno decide di farli crescere. Più che altro per non stare tutto il tempo con il pianto dei bebè nelle orecchie. Però da quel momento in poi, questa, come dicevo, è l'unica fase in cui si può decidere di far crescere liberamente un bambino. Da lì in poi, nelle fasi successive della vita, dobbiamo attenerci a delle regole precise. Per quanto riguarda i toddler, per esempio, non possono crescere fino a che non hanno raggiunto il livello 3 in tutte le abilità. Cioè, se vogliamo farli crescere anticipatamente, quindi non aspettare, scusate, ma un po' di mal di gola, non aspettare proprio il loro compleanno, dobbiamo avere il livello 3 in tutte le abilità. Solo raggiunto il livello 3 in tutte le loro abilità, a quel punto possiamo decidere di farli passare d'età. Questo, cioè, da una parte mi dispiace un pochino perché vorrei far vivere tutta la vita ai sim in maniera, diciamo, naturale, però è anche vero che se lo scopo è di avere 100 figli nel minor numero di generazioni possibili, ovviamente dobbiamo cercare di velocizzare le cose, quindi dovrò farli crescere. Per quanto riguarda i bambini, devono avere, non possono passare d'età fino a che non hanno 10 a scuola. Cioè, ovviamente l'obiettivo è fare avere ai bambini 10 a scuola per poter anticipare il loro compleanno, altrimenti cresceranno in modo naturale. Come dicevo poco fa, avendo poco tempo, cioè dovendo cercare di avere più figli possibili nelle minor generazioni, minor numero di generazioni possibili, dobbiamo cercare di velocizzare. Per quanto riguarda gli adolescenti, devono avere non solo un 10 a scuola, ma anche una stellina ad una delle abilità che sono state inserite con l'espansione vita da genitori, quindi responsabilità, educazione, controllo emotivo, quelle abilità lì. Deve avere, diciamo, completo in verde, apparirà una stellina sul simbolo, poi vedremo mentre giocheremo. La madre può sposarsi solo quando sarà anziana. Quindi, nonostante i vari amanti che avrà, perché appunto ogni gravidanza dovrà avere un padre diverso, quindi nonostante i vari amanti che avrà, soltanto quando sarà anziana potrà sposarsi. E la sfida la proseguirà l'ultima figlia femmina nata solo quando sarà giovane adulta. Cioè, quando la madre diventerà anziana, quindi quando Charlotte diventerà anziana, l'ultima figlia femmina che avrà avuto, quando non appena diventerà giovane adulta, prenderà le redini della legacy. Quindi toccherà a lei iniziare a sfornare il maggior numero di figli possibili. E a quel punto Charlotte la farò sposare e poi la trasferirò, diciamo, altrove. Ovviamente, come in tutte le legacy, non si possono usare trucchi. Tranne quelli per la costruzione, per esempio, che ne so, il move object, se vogliamo sistemare un oggetto, cose così, ma in generale non si usano trucchi che vanno a influenzare il gameplay. Quindi si possono comprare case dalla galleria, questa è una cosa che mi fa piacere perché sono un po' negata a costruire case. Questo è il lotto che ho scelto per lei. Per cambiare l'ho fatta trasferire a Newcrest e sinceramente però Newcrest attualmente è vuota, quindi prenderò i lotti che sono già inclusi, diciamo, nel gioco. E li posizionerò così da avere una Newcrest un po' più attiva, perché se no è un po' triste avere soltanto lei e nulla intorno. Quindi, non appena avrò finito di spiegarvi le regole, andrò a lavorare un po' su questo aspetto qua, per cercare di abbellire e arricchire un po'. Oh, ma cosa sto facendo? Per cercare di abbellire un po' la città di Newcrest. Poi, ci si può anche trasferire e cambiare casa purché il patrimonio lo permetta. Io, sinceramente, però, vorrei evitare di fare questa cosa, vorrei farla vivere qui. Ho comprato questo lotto, mi piace, è grande,
E quindi che lotto è? A proposito che già io proprio me lo sono dimenticato. No, non mi interessa. La partita è nuova e quindi ci dà tutti i tutorial del mondo. Prati del centro urbano. No, io vorrei farla vivere qua. Quindi l'idea è quella. E visto che mi voglio far proprio del male, vorrei costruirle io una casa. Ovviamente all'inizio sarà un buco perché abbiamo solo 17.000 simoleon. Però piano piano ce la faremo. Allora, ovviamente le aspirazioni e i tratti sono liberi, quindi non sono obbligata, non sono legata comunque a dei tratti o delle aspirazioni particolari, queste le ho scelte io. E si possono acquistare i premi legati ai punti delle aspirazioni, quindi posso acquistare un domani, non appena soddisferò i suoi bisogni, i suoi capricci, questi qua. Non c'è un limite, non ci sono divieti, perché comunque questi fanno parte del gioco, quindi non c'è un qualcosa che mi impedisce di, che ne so, per esempio, scegliere antisettica o fertile, cioè posso effettivamente fare quello che voglio. Io penso che eviterò di scegliere il tratto fertile. Questo perché, diciamo che ragionandoci sopra, farle avere delle gravidanze gemellari o trigemine, se può essere un vantaggio, perché ci sono più figli in una botta sola. Dall'altra parte però la semina così invecchia più velocemente. Perché? Perché facendo per esempio, facciamo ora proprio un'esagerazione, che ne so, una gravidanza trigemina, quindi siamo con tre bambini più lei quattro, più magari un'altra gravidanza gemellare, saliamo a sei, e più magari un'altra gravidanza gemellare, siamo a otto, lei ha avuto solo tre parti, 800 figli, solo tre parti, però fondamentalmente finché i bambini non cresceranno io sono bloccata e quindi i giorni d'età per lei passeranno e quindi lei invecchierà. Quindi vorrei cercare di rilasciare il tutto in modo molto naturale. Se verranno gemelli o parti trigemellari lo accetterò ovviamente, però in questo modo facendole avere un figlio alla volta non solo magari sclererà di meno, ma avrà anche, resterà comunque rimanendo incinta più di frequente la barra del passaggio d'età si riempirà più lentamente, lei resterà più giovane e più a lungo. Per scegliere i tratti che dovranno essere assegnati ai figli, dovrò usare un generatore casuale. Questo lo devo cercare perché non ho idea sinceramente di dove trovarlo. Però una cosa la voglio dire, ho notato in molte sfide che escono sempre gli stessi tratti. Allora, sinceramente, quando è così, poi penso che il gioco diventi noioso, nel senso, è vero che io non avrò i figli in casa. Però fare tutti i figli con gli stessi tratti credo sia una cosa veramente pallosa. Quindi io cercherò di segnarmi di volta in volta i tratti di ogni figlio, evviva la follia, per cercare comunque di farli diversi. Ovviamente non è che adesso su 100 figli sarà normale avere dei tratti anche uguali. Però che ne so, se durante ecco, questa prima fase, ad esempio, se per i primi 7 figli me ne escono 4 col tratto goffo, direi che è il caso magari di cambiare, quindi magari mi atterrò, cioè diciamo step by step, nel senso 7 figli alla volta cercherò in quello step di fare tutti i contratti diversi, quindi mi prendo diciamo la possibilità, se vedo che col primo figlio è uscito il tratto genio, e vado a fare la cosa casuale, mi riesce genio anche per il secondo figlio, magari di cliccare di nuovo così da avere un tratto diverso. Poi la durata della vita deve essere normale e l'invecchiamento si applica solo sull'unità familiare attiva. Io ho già dove siamo? Ok, impostazioni di gioco. Ecco, l'autonomia io ho messo no perché non siamo in una Legacy Challenge classica in cui c'è l'obbligo di tenere l'autonomia attiva. Passaggio età in automatico per i sim usati in gioco, sì. Passaggio età in automatico per i sim non usati in gioco non l'ho selezionato e la durata della vita è normale. Trovo che questo sia anche carino perché il mio obiettivo in realtà non è concentrarmi soltanto su di lei, cioè vorrei poi fare all'interno della sfida, diciamo, degli episodi extra, chiamiamoli così, per dedicarmi un po' anche ai figli che avrà. Quindi quando mi dedicherò ai figli, bloccherò il passaggio d'età nella sua famiglia, ovviamente. Cioè, il passaggio d'età sarà attivo solo nell'unità familiare con la quale giocherò. Trovo sia carino perché comunque mi dispiace un po' l'idea che lei abbia tutti questi figli e che vengano sbattuti fuori casa e abbandonati al loro destino. Quindi, se
Mi piacerebbe poterli sistemare tutti. È un po' una follia per mi rendo conto, però trovo comunque che sia carino, insomma, non, la vedo un po' triste, ecco, lasciarli così a loro stessi. Allora, non si può influenzare la gravidanza, cioè non posso decidere il sesso dei bambini, quindi non posso farle mangiare fragole o farle ascoltare musica pop o quello che è. E quindi anche perché non l'avrei fatto a prescindere, perché mi piace l'effetto sorpresa. Quindi sì, la gravidanza comunque deve essere libera. Gli adolescenti, quindi i figli, una volta che diventeranno adolescenti, possono contribuire con le spese familiari trovando un lavoro e questo ci farà estremamente comodo. Quindi direi che fondamentalmente vi ho spiegato tutte le regole che caratterizzano questa sfida. Sono tantissime e qualora dovessero poi emergere altre regole, dovessi trovarne altre, perché il brutto delle challenge e il bello allo stesso tempo è che non ci sono delle regole sempre così definite, un po' perché i giocatori le personalizzano e quindi poi è difficile trovare le regole proprio originali, un po' perché comunque sono tantissime e quindi anche star dietro a tutte, trovarle tutte, essere sicura di seguirle tutte è veramente una fatica abnorme. Quindi io cercherò comunque, ecco, di attenermi a queste che vi ho appena elencato. Poi se dovessi trovarne altre interessanti, ovviamente vi aggiornerò mano a mano e ve lo farò sapere, ma credo che fondamentalmente mi atterrò a queste, anche perché poi magari ci sarebbero dei cambiamenti nel corso della sfida, cioè se io magari la prima volta che metto al mondo sette figli, ho seguito solo queste regole, poi magari la seconda volta, quando tutti e sette sono andati via, la seconda volta che rifaccio altri sette figli, magari esce un'altra nuova regola, per esempio, non avrei applicato quella regola magari per i primi sette figli precedenti, quindi non voglio poi creare, diciamo, differenze. Quindi direi che vi ho detto tutto, mi scuso se mi sono dilungata un po' troppo con questa presentazione, ma diciamo che le regole di questa sfida lo richiedevano perché sono appunto molto numerose e secondo me anche molto divertenti. Sono pronta a sclerare perché penso che con tutti quei figli non si può non sclerare. Quindi, vabbè, che dire, io spero che questa sfida vi piacerà. Io sono contentissima di cominciarla perché la trovo molto divertente. Poi io ho una passione per i toddler, per i bambini, insomma. Mi piace, ecco, l'effetto sorpresa di quando la semina è incinta, non so cosa nascerà, se maschio o femmina, scegliere un nome, insomma, mi piace, sono un po' fissata, diciamo, con queste cose. Quindi avere questa famiglia così grande deve essere molto divertente, poi comunque tutti con contratti diversi, ci sarà da divertirsi, ecco. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a mettere mi piace o a lasciare un commento se il video vi è piaciuto. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale, ma non solo al mio canale, ma anche a quello di Dreamlike Moon che fa gameplay con The Sims 4 e The Sims Medieval e a quello di Drago Anonimo Invisibile che invece fa gameplay con la PlayStation 4. Io vi ringrazio ancora, vi auguro una splendida giornata o una splendida serata a seconda del momento in cui guarderete questo video. Vi invito a seguirmi sul canale perché comunque questa non è l'unica sfida alla quale sto giocando, che sto affrontando, ma ci sono altre sfide, come per esempio la Disney Legacy Challenge, che vede al momento come protagonista Biancaneve, se dovrei ancora essere a quel punto quando pubblicherò questo video. Quindi sì, per il momento la protagonista è Biancaneve. Poi c'è anche la Legacy Challenge con la famiglia Redfield, quindi potete vedere tutti i loro progressi. E anche un'altra sfida, ovvero la Rags to Riches, dalla povertà alla ricchezza, nella quale appunto ho creato una simmina che dovrà vivere nella totale povertà e solo con le sue forze, senza lavorare, cercare appunto di arrivare a guadagnare un bel po'. Quindi vi invito comunque a seguire le altre sfide e anche quelle future che verranno, perché come dicevo all'inizio, voglio cercare di movimentare un po' il canale per non farvi vedere sempre le solite cose, non fossilizzarmi troppo, variare, così anche da divertirmi di più anch'io. Bene, allora vi ringrazio ancora, vi auguro una splendida giornata o serata, appunto, e vi invito al prossimo episodio di questa 100 Baby Challenge, perciò sul Simmers e non al prossimo episodio!